decisivo Diémé. Quella che poteva essere considerata una contraddizione in termini fino a domenica mattina è diventata la chiave di volta della partita contro la Pontevecchio. Il senegalese ha fatto la differenza e ha messo la firma sui tre punti Amaranto. Va detto chiaro, la vera sorpresa della prima formazione stilata da Chiappini è stata vedere Soussi in panchina e Diémé in campo con la maglia numero 9 a fare il centravanti atipico di una squadra senza punte di ruolo. Veloce, velocissimo, con un'ottima tecnica di base, Diémé in questi due anni ad Arezzo si è guadagnato la nomea di eterna incompiuta. Sprazzi di talento e poi lunghi periodi bui, qualche prestazione sopra le righe e poi il confino in panchina a vedere gli altri giocare. Eppure a Diémé, cresciuto nelle giovanili della Roma, le doti non sono mai mancate. La continuità e la consapevolezza dei propri mezzi invece sì. Adesso, dopo il platonico titolo di bomber d'estate e qualche lampo in Coppa Italia, anche Chiappini ha elogiato Diémé, uno che ha qualità da giocatore professionista ma le tiene ben nascoste nel cassetto. La bella prova, condita dal gol decisivo contro la Pontevecchio, potrebbe essere l'ennesimo fuoco di paglia oppure l'alba di un nuovo inizio, chissà. Di sicuro Diémé piaceva a De Rossi padre, che lo ha allenato in primavera a Trigoria, piaceva al Montella tecnico romanista, piace a Zavaglia che è il suo procuratore, è piaciuto a Martucci che lo ha portato ad Arezzo, a Balbo e Nofri che lo hanno fatto giocare spesso, a Mezzanotti che lo utilizzava sovente come primo cambio e ora anche a Chiappini. Ma deve darsi una svegliata, perché a 22 anni l'etichetta di promessa ormai non appiccica più.